mezzanotte questa bella luna. Casualmente 10 anni fa Licio Esposito si imbatté a Porta Alba in un libricino che raccontava la storia di Elvira Notari, attrice, sceneggiatrice e prima regista cinematografica italiana, nata a Salerno il 10 febbraio del 1875. La sua vita fu indissolubilmente legata a quella della sua casa di produzione, la Films Dora, poi Dora Film, fondata da lei insieme al marito Nicola Notari nel 1906 e a cui lavorarono come attori la figlia Dora e soprattutto il figlio maggiorenne Edoardo, che impose al pubblico la maschera di Gennariello, il napoletano dall'animo gentile. La Dora Film costituì un caso esemplare di imprenditorialità privata durante la crisi industriale dell'età giolittiana. Tra il 1906 e il 1930 la Notari diresse centinaia di documentari, dei quali non è rimasto nulla, ed oltre 60 film a soggetto. Un'impresa familiare dove il marito girava ed era l'operatore, il figlio era l'attore, la madre era regista e sceneggiatrice, quindi una bella impresa familiare che ha prodotto 60 lungometraggi e più di 100 cortometraggi. Gran parte di questo materiale è stato realizzato grazie alle commesse di tanti migranti nelle Americhe, e quindi succedeva che spesso gli chiedessero di filmare la processione del patrono del paese o la fiera del paese o il matrimonio, e loro producevano questi piccoli cortometraggi e li mandavano dall'altra parte dell'oceano. Ma sono anche arrivati i grandi film come Piccerella, come Santa Notte, a seguito di cantanti e musicisti che portavano la canzone. Per cui era un mondo che cerchiamo di replicare con la nostra piccola iniziativa, perché noi facciamo le sonorizzazioni in diretta, e quindi un po' di fascino di quel momento, di quell'attimo, cerchiamo di ridarlo. La vita di Elvira Notari si spese fra Salerno, Napoli e Cava dei Tirreni, dove morì nel dicembre del 1946. Sperando che nel 150° anniversario della sua nascita la città che gli ha dato i natali, Salerno, la omaggi per come si merita, la 3 giorni a lei dedicata è partita dalla sede dell'associazione Art 3. È necessario che questo nome, questa storia che è intorno ad Elvira, questa prima donna, prima regista donna del cinema italiano, beh, ci sia un'attenzione ancora maggiore. La nostra città ha partorito grandi intelligenze, grandi nomi, eccetera, però quando ci troviamo di fronte a personaggi come questi, un recupero è fondamentale, che non deve essere demandato solamente alla Cactus Film o qualcuno che ha incominciato a interessarsi da poco a questo grandissimo personaggio. Faccia tu.